Red, come stai? Ah, uno schifo! Signor Red, sembra ci sia un problema ricorrente! Rabbia! Sono un pennuto impetuoso! Sì, ma perché dovremmo essere tutti uguali? Guardare, Bobby! La rabbia può essere contagiosa! È stato lui! Correte, arriva qualcosa! Lo segui! Io sono un maiale! Cos'è un maiale? Socializziamo! Come butta? È quello che penso che sia. Scusa, sono fragili e non sono tue. Fai sentire, indesiderato è il nostro ospite. E tu non chiedi cose basilari. Oh, diventa imbarazzante. Ma nessuno vede quello che succede qui. Il mondo è in pericolo e tocca a noi fermarli. Walker! Nozzole, becco! Frattaglie! Poveri noi. Se c'è uno che sa cosa vogliono fare, è Grande Aquila. Uscite da lì! Non spruzzargliela in bocca! No, non rifiutargliela! Ah, non mandarla giù! Vabbè. Guardate, è lui! Oh, mamma! Orribile serie di eventi. Orribile. Zootropolis è il terzo film della Disney con protagonisti esclusivamente animali antropomorfi, dopo Robin Hood del 73 e Chicken Little, Amici per le Pene del 2005. Non ci sono nel film né umani né animali non antropomorfi. I creatori del film hanno trascorso 18 mesi a studiare gli animali. Hanno iniziato studiando l'Animal Kingdom di Disney World, andando allo Zoo Safari di San Diego e sono anche andati in Kenya per 2 settimane per approfondire la loro ricerca. Hanno poi studiato le pellicce ad un livello microscopico per poter rendere il look degli animali il più verosimile possibile, andando anche al Museo di Storia Naturale a Los Angeles per vedere da vicino le effettive differenze tra le pellicce delle varie specie. Ogni animale in Zootropolis ha un pelo diverso basato su quello che gli animali hanno veramente in natura. Ciao, non vi sembra un lavoro pazzesco? Cliccate qui accanto per rimanere con me. A prestissimo!